Presidente Pagano, che 2011 è stato per il Consiglio regionale abruzzese? Ma un 2011, nonostante la crisi economica, la crisi della politica che c'è stata e che è in essere, penso che sia stato un anno invece fortemente positivo, non solo per il numero di leggi approvate, per le sedute che sono state tenute, per l'attività, per lo spirito di servizio, per il contenimento della spesa pubblica, per i risparmi che ci sono stati, per l'abolizione dei vitalizi, per l'attività virtuosa che c'è stata, quindi col risparmio enorme di spese di gestione che ha avuto questo Consiglio regionale. Sono tante le ragioni che mi portano a pensare che questa regione, più di altre, ha saputo dare una ottima dimostrazione di sé e di senso di responsabilità dei propri amministratori regionali. Presidente Pagano, quale messaggio si sente di dare, di inviare agli abruzzesi? Agli abruzzesi dico questo: l'Abruzzo prima di altre regioni italiane ha affrontato momenti duri, di grandissima difficoltà, il terremoto nel 2009, la spesa fuori controllo in materia sanitaria. Oggi affrontiamo il 2012, affronteremo il 2012 con uno spirito diverso, in una situazione completamente diversa. Le spese della sanità vanno verso il pareggio di bilancio e quindi anche le imposizioni fiscali che erano collegate allo sforamento della spesa sanitaria potrebbero essere abolite. Il contenimento delle spese di funzionamento dell'istituzione regionale è stato attuato e penso che anche per questo motivo il 2012 verrà affrontato con uno spirito più positivo e differente. E non ultimo il terremoto: l'emergenza è stata gestita perfettamente, non altrettanto perfettamente la ricostruzione, perché troppe sono le difficoltà anche legate alla gestione dei piani regolatori e dei piani, comunali, ma penso che la strada sia in discesa. Sono convinto che il 2012 sia un anno straordinariamente migliore rispetto al 2011 e rispetto al 2010 per il popolo abruzzese e per il popolo dell'area cratere. Sono convinto che così sarà, ma non solo perché sono storicamente portato ad essere un ottimista verso il prossimo, perché sono convinto che i risultati ottenuti con l'atteggiamento e il comportamento virtuoso che questi amministratori regionali hanno avuto in questi anni porterà a momenti migliori. Dobbiamo soltanto soprattutto pensare alla crescita economica delle nostre imprese, delle nostre aziende e fare in modo che l'attività del Consiglio regionale faciliti lo sviluppo dell'economia di questa regione.